Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video dei prodotti finiti beauty. Apparentemente è uno degli ultimi video caricati, ma parliamo di agosto. Dopodiché ho avuto, come sapete, uno stop esistenziale, diciamo così, e quindi i prodotti si sono accumulati e sono ora qui a riproporvi questo video, che comunque a me piace sempre come tipologia di video i prodotti finiti, perché ci dà la possibilità di avere una reale opinione dei prodotti, che siano cibo, casa o beauty in questo caso, perché proprio li abbiamo utilizzati fino all'ultima goccia. Partiamo da una cosa che è insolita vedere in questo canale, anche perché se mi seguite sapete che io sono affetta da endometriosi e quindi per terapia prendo un farmaco che mi induce una sorta di menopausa, per cui trovare degli assorbenti nei miei prodotti è pressoché impossibile, se non che appunto lo stop che ho avuto su YouTube è anche stato dovuto al fatto che il farmaco mi è stato sospeso per fare degli accertamenti e quindi il ciclo, come ogni donna, è tornato e loro sono stati una salvezza. Lo erano prima della mia diagnosi e lo sono ancora adesso. Li trovo molto più delicati degli assorbenti normali, questi sono i petalo blu. Assorbono bene, non mi fanno avere dei momenti di imbarazzo neanche in ufficio, trattengono tutto, odore compreso, dove deve essere trattenuto, quindi io li consiglio sempre. Ahimè, non li vedrete mai più perché ho ricominciato a prendere il farmaco, per cui fine del ciclo un'altra volta. Tengo con me sempre in casa delle salviette detergenti deticcate, queste qui erano quelle di Conad Baby, dico la verità, non mi sono piaciute, non erano così tanto imbevute, io le uso per le più svariate cose, da pulire i timbri in silicone a una detersione rapida, o se ho le mie nipotine me le prendo su al volo e me le butto in borsa in macchina, insomma per mille usi, ne tengo sempre un pacco di scorta. Ma queste qui non credo che le ricomprerò. Doccia Nidra, tornato in voga tantissimo sui social. Io lo acquistavo a mia madre quando ero bambina, non lo utilizzavo veramente da anni, l'ho ripreso un po' per appunto la pubblicità che ne viene fatta, e in effetti è ancora un buonissimo bagnoschiuma, molto delicato, molto buono, una profumazione come piace a me molto dolce, da bambini molto apprezzata. Apprezzatissimo anche questo Relastil, che era in omaggio con un dopo sole. Questo è il dermodetergente bagno doccia con Pro Elastic Complex, delicatissimo, però lavava via veramente molto bene e nel periodo estivo dopo la bronzatura lo trovavo quasi lenitivo, per cui questo nel prossimo futuro, insomma l'estate prossima, lo riacquisterò sicuramente. Non riacquisterò invece, e non l'avevo neanche acquistato adesso perché a me era stato regalato, questo bagno doccia della Veleda al melograno, troppo cremoso, e poi aveva una profumazione che non, no, proprio no, non mi piace, è troppo cremoso perché lo trovavo veramente faticoso da utilizzare sia così a detersione libera, mano libera diciamo così, che su una spugna da doccia, per cui no, non mi è piaciuto. Come non mi è piaciuto in sé per sé come prodotto, perché non trovo che sia sostitutivo né della crema corpo e non è un prodotto lavante, e sto parlando di questo di Phytorelax, che è il balsamo per il corpo sotto la doccia rilassante ai fiori di Bach. La profumazione buonissima, anzi mi rilassava tantissimo, quindi utilizzato dopo essermi lavata, ne davo una bella dose un po' su tutto il corpo, acqua molto calda, quindi rilasciava i suoi aromi, mi faceva un po' di aromaterapia e mi è piaciuto tanto per questo motivo. Come prodotto in sé no, non lo ricomprerò, per cui della stessa linea sì, la linea Fiori di Bach no, questo. Prodotto che non so dove potreste reperire, o meglio, è un negozio qua della zona del Forlivese, ma io mi sono stati solo regalati. La marca è Alejo, bagnoschiuma, shower gel, detergente di origine vegetale arricchito con aloe biologica. Un prodotto che lavava, ma non,
Io poi non amo moltissimo l'aloe, per cui non lo ricomprerei, ma non saprei, come ho detto, neanche dove ricomprarlo. E sempre della stessa linea mi era stato regalato anche questo shampoo di origine vegetale, però ecco, non mi ha irritato la dermatite, non contiene parabeni, non contiene siliconi e reagenti da profumo, ma fondamentalmente non mi ha fatto neanche impazzire. Trovo che ci siano prodotti tipo lo shampoo della BHB, ho preso alla Lidl per 1-2 euro, alla camomilla e aloe vero, molto molto buono, e anche questo 100% bio, certificato vegan, ok, IAB, lo uso da sempre e mi piace molto di più ed è più facile da reperire per me. È caduto in idra. Saponi, continuiamo con i saponi, sempre pH bio, sapone liquido igienizzante da ricetta biologica alla lavanda. Questo non mi è piaciuto, della sua linea mi piacciono quasi tutto, l'avena, qual era l'altro? Camomilla mi pare, non ricordo esattamente, mi piacciono tutti. Questo qui, allora, il profumo è un po' da siura e mi seccava leggermente le mani, quindi questo qui nello specifico non lo riacquisterò. Sapore invece che riacquisterò sempre da Lidl è il Persavon, questo qui è la profumazione fiori bianchi e aloe vera, molto delicato, molto buono, ne ho in uso un altro adesso in cucina che starà per terminare, lo vedete prossimamente, e mi piace anch'esso, quindi la linea è buona. Detergente intimo, questo qui acquistato in una parafarmacia, Dual Intim, detergente intimo delicato, doppia azione, propoli, malva, malaleuca, semi di pompelmo e della Irsan, veramente ottimo, mi sentivo pulita, igienizzata, non irritata, è strano parlare così di un detergente intimo, ma questo qui era veramente veramente buono, quindi se lo ritrovo, perché era comunque in uno di quei cestoni in offerta, lo ricompro volentieri. Non ricomprerò invece più questo latte dopo sole corpo della pH bio lenitivo all'aloe, perché come dopo sole niente, non pervenuto, non mi è piaciuto, non mi andava veramente ad idratare la pelle, non me la leniva se per caso era un pelo più arrossata, no, non mi è piaciuto, era molto liquido, sgusciava via, quindi no, l'ho finito e utilizzato dopo la rasatura, dopo la ceretta, perché un pelino lì, pelino, facciamo un po' di grassia, diciamo così, ma non lo riacquisterò più. Come non riacquisterò, ma ne ho in uso un altro identico perché mi fu regalato, questo body butter della Sien, nello specifico al mango, ce l'ho anche al cocco e mi piace moltissimo per il periodo estivo, ma questo qui al mango la profumazione non mi piace, e poi è un formato che, per quanto la crema sia anche in sé per sé buona, che vada a dare una buona idratazione, comunque per idratazione da crema da tutte le sere mi va benissimo, più che bene, è un formato che mi stufa, poi pucciare non è la cosa che mi piace, per cui preferisco altri prodotti. Riacquisterò assolutamente per sempre, fino a quando lo produrranno, questo Nivea rassodante anticellulite Q10+. Come sapete, forse chi mi segue dall'origine, il mio prodotto anticellulite preferito è della Collistar, che però non sono certa che facciano più. Io non l'ho comprato l'anno scorso e quest'anno non l'ho più rivisto nel sito. Però ammetto che a qualità-prezzo questo qui è imbattibile e fa alla fine quasi pressoché la stessa cosa. Considerando che la cellulite non viene curata sicuramente da un prodotto estetico, ma ci sono altri fattori che la determinano, per l'inestitismo, quindi quello che possiamo notare sul nostro corpo della cellulite, allora è un buon palliativo. La grana della pelle è molto più distesa, molto più elastica, apparentemente sembra di averne molto meno, quindi ottimo, io lo uso quasi tutto l'anno, non solo nel periodo estivo, anzi tendenzialmente per fare bella figura, diciamo così, nel periodo estivo io inizio ad utilizzarlo poi a marzo, perché è giusto prevenire e anticipare. Un prodotto finito anch'esso, questo bagno schiuma di Bath & Body Works, di cui vi ho fatto un video del mio haul dei prodotti che reputo
migliori del brand. Questo qui era della linea di Natale, profumazione molto zuccherina, molto buona. Sono dei bagnoschiuma molto cremosi che secondo me vanno meglio se utilizzati con una spugna, appunto col lavaggio con la spugna si prestano benissimo e buono. Non ricomprerò forse questa profumazione, ma ricomprerò il prodotto di sicuro. Come ricomprerò però in formati più grandi i bagnoschiuma di Yves Rocher. Questo qui era mango e coriandolo, non era una profumazione nelle mie corde, ma è comunque un bagnoschiuma buonissimo. Adesso ne ho un utilizzo uno alla vaniglia Bourbon che è spaziale, quindi i loro prodotti buoni. Questo qui l'avevo comprato, in realtà non comprato, ma l'avevo ricevuto tramite il calendario dell'avvento che avevo acquistato un paio d'anni fa e li tenevo lì per viaggi, non viaggi, ma col lockdown non si viaggia, quindi è inutile fare accumulo. Sono, come vi dico da tempo, nel mood dello smaltimento e quindi ho deciso di utilizzare anche questi formati. Un'altra crema corpo che mi è piaciuta tantissimo, questa come dopo sole di La Roche-Posay, ha presso lei il Reparator o Hydrating After Sun, meglio in inglese che in francese dato che non lo so. Comunque è una crema ottima, andava veramente a lenire, a idratare la pelle dopo il sole e vale la pena acquistarla il prossimo anno come formato grande, perché ottima. Un altro bagnoschiuma e glisso senza dire tanto di Bath & Body Works, questo qui era di una linea natalizia, di cui avevo sia l'acqua profumata che la crema corpo, buono. Scrub 1, 2 e 3. Allora, il primo è questo qui di Rituals, che avevo preso tutta la linea ai fiori di Sakura, profumazione fantastica, fenomenale, proprio, anzi ecco guarda, della linea c'avevo anche la crema, buonissimi, ha un spessore dei granelli molto sottile e quindi mi piace soprattutto utilizzato nella parte superiore del corpo, quindi il busto e le braccia. Per le gambe prediligo scrub che abbiano una grana un po' più spessa e che quindi siano, diciamo così, un po' più aggressivi. Per lo stesso principio, sempre nella parte superiore del busto, ho prestato entrambi questi due scrub. Questo qui è di Natura Siberica, il Reviver Body Cream Scrub, che io avevo reperito al Cosmoprof ancora un paio d'anni fa e che si trova all'S Lunga, ma non è l'S Lunga, è solamente a San Lazzaro verso Bologna, quindi non credo che lo riacquisterò a breve. Mentre molto buono questo qui di L'Erbolistica di Atenas, ha i granuli di albicocca, buono. Questo qui anche qui certificato vegan, insomma varie certificazioni, ma in fondo è un prodotto a risciacquo e quindi chi se ne. Crema di Bottega Verde, Argan e Iris, non mi è piaciuta la profumazione, la consistenza buona, mi piace il packaging, anche se obiettivamente quando si arriva a questo livello va poi capovolto e spattuto e pucciato perché non riesce più a prelevare il prodotto. Creme corpo buono, ma niente di che. Fantastico, supremo, superlativo, adoro l'acqua di Jouer, sempre ai fiori di Sakura, quindi il ciliegio giapponese. Buonissima, la uso da tonico, acqua termale, a idratazione durante l'estate in spiaggia, la ricompro assolutamente, infatti non è comunque neanche il primo formato che acquisto. Benché ne abbiano fatto una super mega pubblicità, io non ho apprezzato questa Hydra Genius di L'Oreal Aloe Water. È vero che nel periodo estivo aveva una consistenza molto liquida, molto fresca ed era piacevole, ma di fatto era alcol puro, infatti nell'INCI l'alcol è al terzo posto ed è silicone puro sulla faccia, infatti il dimeticone è al quarto posto. Ora, io non sono né fan né do la caccia alle streghe ai siliconi, però la sensazione di silicone sulla faccia anche no, per cui bocciatissimo e non lo ricomprerò. Bocciati anche due dentifrici che avevo preso in parafarmacia, sono della Forense, il Gold for White e il Forense White. Sembrava da pubblicità ingannevoli che sbiancassero tantissimo, in realtà non sbiancano più di tanti altri dentifrici, quale per esempio il Mentadent White System, e costano molto meno e quindi non credo che li riacquisterò. Ultimo prodotto che vi voglio far vedere e vi consiglio di iscrivervi alla sua newsletter perché
ci sono diversi vantaggi, diversi consigli, scontistiche, soprattutto per il compleanno. È Tailored Beauty, Double B, la trovate anche su Instagram, e questo è il suo contorno occhi e linea di espressione chiamato Meglio del Filler. Attualmente cambierà il packaging e cambierà leggermente la formulazione, ma come profumazione, non come principi attivi. Io vi giuro, non l'ho mai utilizzato come contorno occhi, ma non perché non sia valido, ma perché era estremamente valido nelle rughe di espressione, e io l'ho usato tutto quanto nei segni qui della fronte, che per me sono evidentissimi, infatti se faccio così li notate anche voi, e nei nasolabiali. È a base di acido ialuronico, per cui va a rimpolpare, a rigonfiare, e si vede veramente dopo tre applicazioni. È fantastico, non vedo l'ora che sia febbraio per riacquistarlo, perché top of the world proprio. Niente, ditemi anche voi se avete provato qualcuno di questi prodotti, se qualcosa vi interessa, vi incuriosisce, se avete domande alle quali io non ho risposto ma che volete farmi, ben volentieri nei commenti sotto. Iscrivetevi al canale e se vi va ci vediamo al prossimo video. Baci e abbracci a tutti, ciao!